da poi detto, prova a ascoltare mamma mia che cerca ancora una volta Vlaovic, mamma mia una volta la chiusura di centrale, mamma mia, non voglio di niente perché non bisogna di niente, la prima giornata 3-1 con la Fiorentina, non bisogna di niente, assolutamente nulla. Però porco Giuda, posso dire soltanto una cosa, cioè non mi sto a sbilanciare, quindi non dite già ti sentivo scudetto, quello e quell'altro, non mi sento niente, ma posso dire Tammy Abraham. Posso dire Tammy Abraham. Mamma mia che giocatore, cioè che giocatore, che partita ha fatto, poi che giocatore lo vedremo più là, ma la prima partita ha fatto due assist, ha procurato l'espulsione di Dragoschi. Penso un esordio migliore lo poteva fare, mancava soltanto il gol, mancava soltanto il gol che sicuramente poteva farlo, cioè poteva farlo, era difficile farlo, però comunque ha fatto due assist che so che valgono per me più di un gol, perché ha fatto due assist, praticamente due assist vincenti, non è due assist magari in passaggio come magari ho visto quello di Dzeko, non sto a dire perché Dzeko, sto a dire perché è l'unico assist che ho visto in questa giornata, diciamo che gli ha fatto un passaggio, poi il gol se ne è inventato Çalhanoğlu, ma qui praticamente gli ha fatto due assist che durano solo appoggiata dentro. Poi abbiamo sofferto come che, perché i due gol ci sono stati annullati, poi col VAR mezz'ora di sofferenza, tutte e due per un centimetro, per un millimetro, no, un centimetro è pure tanto. Però partiamo bene, siamo partiti bene, cioè con l'espulsione di Dragoschi, sicuramente ci ha aiutato un po', però è stata comunque una grande cosa di Abraham, più che altro è entrato proprio a gamba tesa, poi essendo l'ultimo uomo forse stava un po' defilato, però era comunque l'ultimo uomo, fanno 50 gradi scusate, e era comunque l'ultimo uomo, quindi secondo me l'espulsione ci può anche stare, non è proprio un'espulsione eclatante che dici se non la dai muore qualcuno, però secondo me l'espulsione c'è. E sono veramente sorpreso perché mi è piaciuto veramente tanto, compreso anche adesso ho fatto l'ennesima parata della partita, lui Patrizio veramente bene. E poi entra Eldor e non so che cosa gli ha fatto la partita, cioè l'ha chiusa ma ha recuperato palloni, ha fatto quella cosa e si è smarcato tre giocatori, ha recuperato palla, non ha recuperato palla, gli hanno passato la palla pure lì sul filo del fuorigioco, però non l'hanno chiamato, per fortuna non abbiamo sofferto un'altra mezz'ora, ma poi da una palla, bellissimo l'inserimento di Jordan che ha fatto una partita sontuosa, e bellissimo ovviamente l'inserimento, però è stato tanta roba il passaggio di Eldor che si accentra, supera due o tre persone e poi fa un passaggio perfetto per Veretout che non può sbagliare, non esulta, gol dell'ex. Mi è piaciuto un botto Pellegrini, vabbè io l'ho sempre difeso e continuerò a difenderlo, e per me è un grande giocatore, deve acquistare un po' di sicurezza, più che sicurezza deve acquistare un po' di cattiveria, e oggi mi è sembrato comunque ci fosse un po' di cattiveria abbastanza, e bene, non so veramente che dire, ecco adesso mancano 10 secondi e prendiamo i primi 3 punti, domani intanto live reaction alle ore 14, ve lo ricordo, continuiamo a parlare un po' della partita, e vediamo la fine insieme, finisce qui, e andiamo così, 3-1, ritorno, vabbè poi non vi dico il ritorno dei tifosi, cosa ha combinato la squadra, qualcosa di fuori di testa, qualcosa di indescrivibile, il ritorno dei tifosi allo stadio, perché hanno dato una carica, proprio belli, poi i tifosi da Roma sono belli a prescindere, però dopo 500 giorni, 540, mi ricordo, si torna allo stadio per una partita ufficiale, ed è qualcosa di bellissimo perché torniamo con una bella vittoria, intanto il camera danno pure il capiretto, non si sa mai, torniamo con una vittoria, più di questo non si può chiedere alla squadra. Tammy Abraham che comunque è arrivato pagato tanto, con c'ha tante pressioni addosso, se può dire questo, c'ha tante pressioni addosso perché è stato pagato tanto, però che partita che ha fatto, non ha segnato, è uscito pure per crampi, lì mi è presa pure un po' paura perché ho detto non si sa mai qua, e però bene, mamma mia che bello, ma poi la cosa bella è che ci mette proprio una cattiveria, al gol ha esultato come un pazzo, ha detto per favore fa che sia gol, cioè proprio ha esultato come un cane, mi piace veramente tanto, ha preso una traversa, non so, l'ha spaccata probabilmente, uno stacco è arrivato a 3 metri,
tanta tanta roba. Bella bella partita. Peccato per l'espulsione di Zaniolo che salterà la Salernitana. Espulsione un po' così, però non se lamentiamo, dato che quella di Dragoschi è espulsione, però qualche dubbio ci sarà, come ci può stare su quella di Zaniolo, perché il secondo giallo era un po', è stato un po' così. Però non se lamentiamo, alla fine la prossima giocherà qualcun altro con la Salernitana, che non dobbiamo sottovalutare, che oggi ha lottato contro il Bologna, ha perso poi alla fine 3-2, però è passato anche in vantaggio. Intanto c'ha il ghiaccio sopra. Perché c'è il ghiaccio lì? Perché? Ah, Tammy, perché c'è il ghiaccio lì? Porco Giuda maledetto, perché? Che paura. Tammy, non scherzare. Non scherzare, Tammy. Però vabbè, comunque tanta roba. E bene, bene, 3 punti, perde la Juve. Se vogliamo fare pure un minimo, anzi no, non voglio parlare di altre scale, me ne fotte niente. Posso dire soltanto che le altre hanno vinto tutte, tranne la Juve. Ho visto una cosa strana su De Osimhen, che mi sembra avesse dato tipo una botta a un giocatore, una mezza gomitata, forse pure un po' di giornate. Però comunque il Napoli riesce a vincere contro il Venezia, per carità, cioè, massimo rispetto, però col Venezia diciamo che si poteva fare. Sbaglia rigore Insigne, poi segna su un altro rigore. E bello, 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 bello. Mancano 37 giornate, però sono contento di questa partita, domani ci saranno altre 2 partite, e ci sarà, se non sbaglio, Sampdoria al Milan, non so se riuscirò a vederla, quindi non so se riuscirò a conoscere il video, però bene, però bene. Poi ci dovrebbe stare pure un'altra partita, se non sbaglio, oddio non mi ricordo, Spezia-Genoa, probabilmente, se non erro. E non c'ho veramente altro da dire. Posso concludere parlando dei Mancini, che è sempre più leader. Non è il capitano, ma sempre più leader, perché ogni intervento arriva sempre in anticipo rispetto all'avversario. C'ha una cattiveria fuori di testa. Si è calmato, infatti oggi non ha preso il giallo, incredibilmente, la prima giornata è riuscito a non prendere il giallo. Però tanta roba. Il Bagnez anche tanta roba. Vigna così, quello che mi ha deluso un po' di più rispetto agli altri. Cristante bene lì sulla mediana, ha fatto quello che doveva fare, molto bene. Karsdorp sempre di spinta, bene anche lui. Vigna, vi ripeto, un po' sottotono, anche Zaniolo, perché poi ha preso quelle espulsioni, quindi i peggiori tra virgolette sono Zaniolo e Vigna. Però nel complesso partita perfetta. Ci vediamo giovedì con Roma Trabzonspor, che anche lì sarà una partita importante, e poi Salernitana Roma. Sempre forza Roma.